Siamo a Petritoli per il 12° trofeo Petritoli Memorial Balacco Paponi in memoria di Zaccaria Senzacqua, Domenico Romanelli e Giovanni Leoni, gara ciclistica per la categoria Juniores con in palio anche la maglia del GPM del Gran Premio della Montagna del Giro d'Italia, quella targata Mediolanum, trofeo Avis in memoria anche del dottor Vico Massucci in collaborazione con l'associazione Proloco Petritolesi. Questa è il momento in cui naturalmente c'è la riunione tecnica prima della partenza, saranno 97 i corridori al via, 21 i team rappresentati, si gareggia sulla distanza di 125 km, la prima parte ricavata su un anello di 13 km e 500 metri da ripetere 7 volte per complessivi 95 km, pianeggianti tra Valmir e Bivio Ortezzano, poi invece si entrerà nel circuito finale con la scalata di 3 volte della salita di San Marziale, pronta a fare la differenza. Dicevamo di questa bellissima manifestazione inquadrata l'organizzatore nonché presidente dei giudici di gara delle Marche Emanuele Senzacqua, una manifestazione nata nel 2008 e proseguita nel 2009 per quanto riguarda la categoria allievi, poi si è passati nel 2010 alla categoria juniores con il successo di Marco Tienese, nel 2011 l'exploit, vittoria per Giulio Ciccone, quest'anno ha vestito la maglia azzurra del Gran Premio della Montagna al recente Giro d'Italia, ha vestito la maglia gialla al Tour de France, ha vinto una tappa anche al Giro d'Italia, quel giorno vinse davanti alla bergamasco Fausto Masnada, anche egli vincitore di una tappa al Giro d'Italia, e a Luca Taschin che oggi veste la maglia dei calzatorieri di Montegranaro. L'inquadratura per Lino Setti, il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, questa è la CPS Professional. Nel 2012 dal Bodoro parla della vittoria di Giovanni Carboni, il corridore marchigiano che quest'anno al Giro d'Italia ha vestito anche la maglia bianca, poi via via altre belle manifestazioni per quanto riguarda il trofeo Petritoli fino ad arrivare all'anno scorso quando il successo è andato a Martin Marcellusi, corridore laziale, davanti al compagno di squadra Aurelio Massaro, terzo posto per il corridore umbro Nicolò Pencedano, acqua e sapone, Marcellusi che appena ha esordito quest'anno tra i dilettanti è andato subito a segno. Direttore di corsa sarà Fabio De Carolis, in questa bellissima manifestazione il vice è Sergio Latini, la giuria è molto importante anche quest'oggi qui a Petritoli, è composta dal presidente Ilaria Baldassarri, giudice d'arrivo Henry Morlacca, componenti in moto Michela Bartolacci e Giuseppe Paniccià. Vediamo i corridori che si muovono alla ricerca del chilometro zero, gara organizzata questa dal team Studio Moda Monte Urano in collaborazione, abbiamo detto, con Emanuele Senzacqua, grande appassionato di ciclismo nonché presidente dei giudici di gara delle Marche. Ci muoviamo dunque e arriviamo al chilometro zero dove è pronta la bandierina a scacchi per dare il via a questa manifestazione, si fermano i corridori in questo momento, tutto ormai pronto, dovrebbe essere a questo punto il sindaco di Montevidon Combatte, dottor Tano Massucci, a dare il via. Vediamo chi ha in mano la bandierina a scacchi, ce l'ha Emanuele Senzacqua, il servizio radio informazioni del team Capodarco con Simone Gazzoli e Gaetano Gazzoli, la bassa anche Lino Setti, la bandierina a scacchi, abbiamo visto anche la Proloco di Petritoli, insomma si parte, siamo sul tracciato pianeggiante di 13 km e 500 metri da ripetere ben 7 volte prima della triplice ascesa verso la salita di San Marziale, e vedremo chi andrà sull'Albo d'Oro ad emulare quello che è stato lo scorso anno il vincitore, abbiamo detto, un vincitore molto importante, Martin Marcellusi. L'inquadratura per Laura Hoffman e per Gaetano Gazzoli, e ecco il gruppo compatto nei primi momenti di gara nel tratto tra Valmir e Bivio Ortezzano, i 97 corridori che oggi sono al via in rappresentanza di 21 formazioni. Vediamo le maglie del team Stipa Milano, quelle della CPS Professional, quelle della formazione della Scap Trodica, Siderbeck Fratelli Vitali, la nostra telecamera risale il gruppo con Mauro Mancini per darci un ampio servizio per quanto riguarda la gara, c'è un tentativo d'attacco in questo momento è portato dal numero 17, prova ad andare in fuga il numero 17, si tratta di Matteo Giglioli della Siderbeck, arriva anche un altro corridore sulla sua ruota, sono in due al comando in questo avvio, ma il gruppo è sempre lì molto vigile, pronto a ricucire ogni tipo di strappo. Ora vediamo con il numero 5 davanti Giulio Adducci della CPS Professional, insieme abbiamo detto al numero 17 Matteo Giglioli, arrivano altri corridori per completare quella che è in questo momento il tentativo di fuga con il gruppo molto allungato, oggi fa caldissimo, ora si ricompatta il plotone, le maglie della CPS sono 2, 4, 6, 9 corridori alla comando che si sono avvantaggiati, poi arrivano altri due corridori e poi il gruppo, i 9 alla comando sono il dorsale 70 Carotti del
del team Forte Braccio. Poi troviamo Sofia, Italia Borgo Palingale, Nicoletto della Land Service, Cucciniello della CPS Professional, Giglioli della Sidermec, Romeo della Forno Pioppi, Morganti, Fonte Collina Cycling Team, Servadei, Italia Borgo Palingale e Binetti della CPS. Siamo al chilometro 15 di gara, i 9 alla comando hanno un vantaggio di circa 30 secondi sul gruppo. Vediamo cosa succede in testa alla fuga. In questo momento l'inquadratura è per il dorsale 28 che non fa parte della fuga, si tratta di Lorenzo Visani, Italia Nuova Borgo Panigale, le maglie del cycling team Fonte Collina. Vediamo cosa succede, perché questo tentativo potrebbe andare anche bene qui nel tratto pianeggiante, sempre 9 uomini alla comando: Carotti, Sofia, Nicoletto, Cucciniello, Giglioli, Romeo, Morganti, Servadei e Binetti. Poi transitano tre corridori ad inseguire a 24 secondi. Siamo al secondo giro, 17 km percorsi. Questo è il gruppo che accusa un ritardo di 40 secondi. Siamo sempre sulle strade della Val d'Aso per questo 12° trofeo Petritoli Memorial Balacco Paponi. Sono 9 uomini al comando, mentre ai 6 giri dal termine possiamo dire 8 al comando, perché ha perso contatto nel frattempo Cucciniello. Allora rimangono al comando Carotti, Sofia, Nicoletto, Giglioli, Romeo, Morganti, Servadei e Binetti, che transitano in questo istante. Il gruppo che arriva in questo momento è segnalato con un ritardo di un primo e 36 secondi, gruppo che per il momento se la prende comoda, favorendo anche gli 8 uomini al comando che hanno perso Cucciniello e sono rimasti davanti in 8. Ecco la prima parte del gruppo, poi arriva il gruppo con le maglie della SCAP nelle prime posizioni. Siamo sempre nel tratto pianeggiante tra Valmir e Bivio Ortezzano, il 12° trofeo Petritoli Memorial Balacco Paponi. 8 uomini alla comando, quelli che abbiamo citato in precedenza, mentre le miss inquadrate della nostra telecamera offrono gadget a tutti i presenti. Giornata caldissima, intanto vediamo inquadrato con il dorsale 101 Simone Berardi del team Stipa Milano. Qui vediamo una prima parte del gruppo con Simone Berardi, la fuga è sempre in atto. Vediamo davanti le maglie della Sidermec e poi tutte le altre, gruppo che sta per completare un ricongiungimento. Ora è Nicola Morlacco inquadrato, il portacolori della SCAP Trodica Morrovalle, Fonte Collina Cycling Team con il numero 55, si tratta di Nicolas Malizia. E poi questa invece, che risaliamo con la nostra telecamera, è la, per il momento sembra essere la testa della corsa, anche se davanti c'è ancora qualcuno. E siamo a 5 giri dal termine, inquadratura per il numero 60 Nicolas Morganti, Cycling Team Fonte Collina. Morganti che fa parte della fuga degli 8, che ripetiamo sono Carotti, Sofia, Nicoletto, Giglioli, Romeo, Morganti, Servadei e Binetti. Vediamoli transitare ancora qui nel tratto pianeggiante, un po' sfilacciati gli 8 uomini al comando. Il vantaggio oscilla, a volte il gruppo sembra rimontare, a volte sembra perdere. Situazione sempre in piena evoluzione nel tratto pianeggiante del 12° trofeo Petritoli Memorial Balacco Paponi. Davvero una bella gara per la categoria juniores, gruppo che si è sfilacciato alle spalle degli 8 al comando. Ci sono dei gruppettini che provano a rientrare, vediamo se qualche squadra prenderà in mano la gara in questo momento per ricucire lo strappo con gli 8 alla comando, soprattutto prima della prima ascesa, scusandomi per il gioco di parole, della salita di San Marziale, che potrebbe già fare la differenza. Vediamo inquadrato adesso con il numero 5 Giulio Adduci della CPS con il 109, altri corridori, siamo nella testa del gruppo, il 109 era Iavarone. Risale la nostra telecamera perché ci sono sempre gli 8 uomini alla comando qui nel tratto pianeggiante del 12° trofeo Petritoli. Risaliamo ancora sulla testa del gruppo, provano ad organizzarsi per tornare sulla fuga che per questo momento sta monopolizzando la gara. Vediamo anche le maglie della SCAP Trodica con il numero 33 inquadrato Filippo Dignani. Siamo a 3 giri dal termine, siamo a 3 giri dal termine. Dopo questo giro inizieremo la scalata verso San Marziale. E allora gli 8 uomini al comando sono braccati adesso da vicino dalla gruppo, dove in testa troviamo la CPS Professional Team che sta facendo l'andatura per ricucire lo strappo. Vedremo se lo strappo verrà ricucito. È chiaro che in questo momento gli uomini al comando cercano di tenere lontano il gruppo. Intanto, vittima di una foratura, Morganti, dorsale numero 60, Nicolas Morganti, Cycling Team Fonte Collina. Si riduce il drappello degli uomini alla comando, braccato sempre da vicino dal gruppo. Sono in 7
adesso al comando. Vediamo anche le maglie della Gulpepul Val Vibrata nelle primissime posizioni del gruppo. Gruppo che sta viaggiando a forte andatura. Vediamo le maglie della CPS Professional, poi davanti c'è un corridore a fare l'andatura del team Stipa Milano, si tratta del dorsale 104, ovvero sia Alessandro Capoferri. Gruppetto, questo è il primo gruppetto inseguitore. Vediamo cosa succede nel tratto pianeggiante, perché tra poco la corsa potrebbe esplodere quando inizieremo a salire verso San Marziale, e allora lì qualcosa succederà di sicuro, perché la salita di San Marziale è stata sempre quella che ha fatto la differenza. Attenzione, ora cambia la situazione, ripresi gli uomini al comando, si muove un corridore della Sidermec Fratelli Vitali, dovrebbe trattarsi del numero 11 Chiccoli, Federico Chiccoli in bocca per primo la salita di San Marziale, dietro il gruppo, molto vicino. Vediamo cosa succede, la prima ascesa, cosa porterà la prima ascesa di San Marziale. Annullata la fuga prima dei 9, poi degli 8, poi dei 7, ora si imbocca la salita con Chiccoli davanti e poi arriva una prima parte del gruppo, e questo è il gruppo presidente di giuria che arriva in questo momento. Dunque Chiccoli davanti, poi il gruppo sprezzato, possiamo dire, in due tronconi. Qualcuno va in difficoltà, le maglie del team Stipa Milano. Vediamo la moto che risale sul gruppo e vediamo cosa succede quando ci avviciniamo sulla testa del gruppo stesso. Vediamo corridori che perdono contatto, iniziano a muovere le spalle, segno evidente di fatica. La salita di San Marziale, abbiamo detto che proporrà nella prossima tornata anche il Gran Premio della Montagna qui a Petritoli, è sempre pronta a fare la differenza, soprattutto con il grande caldo di oggi. La nostra telecamera risale i vari gruppettini, maglia del team Campocavallo, quella della Scaptrodica, abbiamo superato adesso con il numero 34 Francesco Sacchini, poi risaliamo ancora per ricercare la testa. Guardate cosa succede alla prima ascesa di San Marziale, gruppo che si spacca in vari tronconi. Vediamo cosa succede in testa, abbiamo visto Chiccoli girare per primo il portacolori della Sidermec Fratelli Vitali, attendiamo di risalire per tornare su quella che è la testa della corsa per fare il punto della situazione. È veramente dura salire qui a San Marziale, soprattutto con questo caldo e questo ritmo, e il gruppo è notevolmente allungato, vari drappelli compongono il gruppo, e tra poco cercheremo di capire qual è la situazione in testa. Vediamo ancora le maglie della Sidermec con il numero 14 e Michele Malavolta inquadrato, questo è un gruppetto, ma davanti ci sono altri corridori. Radio Informazioni ci informa che Alessandro Berre, CPS Professional, sta salendo molto forte qui a San Marziale, questo è un quartetto. Poi risaliamo ancora, vediamo vari drappellini e questa è solo la prima delle tre ascese. Andiamo in testa con il numero 1 Alessandro Verre, che ha ripreso Chiccoli, ora se ne va in solitario. Vediamo dietro cosa succede alle spalle di Alessandro Verre, che se ne sta andando proprio nel tratto più duro di salita, con Verre che sta veramente andando molto forte. Dietro vediamo i tre più immediati inseguitori del battistrada Alessandro Verre. Attendiamo lo scollinamento per fare il punto della situazione con Verre alla comando. Dietro troviamo altri corridori che stanno salendo veramente con buona propensione, e al termine al Gran Premio della Montagna vedremo com'è la situazione. Abbiamo visto Marchegiani, Lenti e Pellecchia, questo è il terzetto alle spalle di Alessandro Verre, che sta salendo per completare quello che è il prima ascesa di San Marziale. Ancora Alessandro Verre, CPS Professional, corridore potentino che quest'anno è andato a segno diverse volte, ricordiamo è stato campione italiano di ciclocross nel 2015 da allievo. Intanto scollina Alessandro Verre alla comando, dietro sono rimasti in due sulla scia di Verre, troviamo Pellecchia e Lenti, poi arrivano Nicoletto, Gallo e Marchegiani, ritardo del tandem 18 secondi, del terzetto 42 secondi. Verre ha fatto veramente la differenza sulla salita di San Marziale, al primo attacco della salita in questo 12° trofeo Petritoli Alessandro Verre, il corridore potentino solitario al comando. Dopo la prima ascesa aveva guadagnato 8 secondi, il vantaggio man mano si sta dilatando, abbiamo detto 18 secondi su Pelletti e Lenti, poi troviamo più indietro Nicoletto, Gallo e Marchegiani, siamo a due giri dal termine, al passaggio, questa
sta la situazione. Alessandro Verre alla comando, Pelletti e Lenti hanno un ritardo di 18 secondi, Nicoletto, Gallo e Marchegiani a 42 secondi, gruppo a un minuto. Questa è la situazione dopo il primo passaggio a Petritoli. Stiamo scendendo da Valmiera, abbiamo riconquistato quella che è il tratto pianeggiante, torniamo sulla salita di San Marziale dove è posto il Gran Premio della Montagna, sempre Alessandro Verre solitario al comando, dietro inseguono. Vediamo cosa succede sulla salita, eccolo qui, Alessandro Verre, dorsale numero 1, CPS Professional Team, solitario al comando. Quest'anno ha vinto in Basilicata a Barigiano, Potenza, poi ha vinto ad Ascoli Piceno il Memorial Ferretti, questa gara nazionale, ha vinto a Pianello di Ostra il 27esimo Memorial Diego Stiaroli, poi ha vinto a Potenza il primo trofeo aglianico delle Vulture, dove era in palio il campionato regionale, e ha vinto il 6 agosto la cronoscalata della Portella che si è svolta a Sora. Passa la Gran Premio della Montagna, passa la Gran Premio della Montagna Alessandro Verre solitario al comando. Vediamo cosa succede dietro, c'è una maglia della Sidermec, si tratta di Lenti, quest'anno vittorioso a Sant'Onofrio di Campli, è davvero una bella vittoria la sua, quella di Sant'Onofrio nel 10° trofeo Industria, Commercio e Artigianato. Poi arriva un quartetto dietro a Lenti, anzi sono in 5 dietro a Lenti, ma il padrone della corsa è Alessandro Verre, il portacolori della CPS Professional. Lenti ha un ritardo alla GPM di 50 secondi, poi 5 corridori che abbiamo visto a un primo e 30 secondi, ci sono altri 6 corridori a un primo e 50, ma la situazione è tutta quanta divisa in vari gruppetti. Finiscono i passaggi alla GPM, campana dell'ultimo giro con Alessandro Verre solitario al comando. Abbiamo detto 50 secondi il vantaggio su Lenti della Sidermec, poi un primo e 30 secondi su questo drappello che sta inseguendo nel tratto pianeggiante. Alessandro Verre è il padrone della corsa, eccolo qui ancora in salita, il dorsale numero 1, abbiamo detto 5 vittorie quest'anno, tra cui una gara nazionale nel 2017, campione italiano di ciclocross da allievo, sta per iscrivere il suo nome nell'albo d'oro di questa manifestazione, dove chi ha vinto ha poi avuto sempre un passaggio importante al dilettantismo. Questo è Luca Lenti, abbiamo detto, della Sidermec Fratelli Vitali, abbiamo detto la sua vittoria a Sant'Onofrio di Campli. Siamo per arrivare con Alessandro Verre che sta per chiudere alla grande, il suo vantaggio è aumentato, un primo e 40 secondi su Luca Lenti, poi dietro c'è un drappello, eccolo che si avvicina all'arrivo, Alessandro Verre, il corridore potentino della CPS Professional. Siamo sul rettilineo conclusivo con Alessandro Verre che viene applaudito dal pubblico di Petritoli, eccolo qui, Alessandro Verre va a vincere il 12° trofeo Petritoli Memorial Balacco Paponi, vince in alla meglio di 39.474 in 3 ore e 10 minuti. Attendiamo adesso l'arrivo di Luca Lenti per la seconda piazza, eccolo il portacolori della Sidermec Fratelli Vitali che giunge al secondo posto. La volata per la terza piazza di Michele Malavolta davanti a Mirko Liberti, Vittorio Luigi, Nicolas Malizia, Francesco Carotti, Stefano Nicoletto, Andrea Gallo, Davide Pinardi, poi arrivano altri corridori. Dunque Alessandro Verre sigla la sesta vittoria stagionale, lo fa nel trofeo Petritoli Memorial Balacco Paponi, davvero una bella manifestazione, e l'organizzatore Emanuele Senzacqua coglie l'occasione anche per ringraziare Mauro Pieroni e Giuseppe Ripà, presidente del comitato Grande Ciclismo di Porto Sant'Elpidio, le forze dell'ordine, i collaboratori, gli sponsor e tutti coloro che sono stati vicini a questa manifestazione. Ma vi lasciamo adesso alle impressioni dei primi 3 classificati con le interviste anche per gli ospiti e i collaboratori di questo bellissimo 12° trofeo Petritoli. Alessandro Verre trionfa a Petritoli e scrive il suo nome nell'albo d'oro, un albo d'oro importante, quello con Giulio Ceccone, con Carboni, con tanti nomi di prestigio, è arrivato anche il tuo, raccontaci quello che è successo nel finale, perché come hai preso la salita te ne sei andato. Oggi non credevo di riuscire a cogliere questo risultato, già prima di partire non mi sentivo in buone condizioni, poi era andata via la fuga, aveva preso all'incirca 2 minuti, nel finale con la squadra abbiamo cercato di chiudere,
Sulla salita al primo giro ho deciso di attaccare, sono andato via, poi ho continuato a regolare e sono arrivato. Ecco, in pianura la squadra ti ha aiutato tantissimo. Sì, oggi è stato tutto merito della squadra, senza di loro, senza i miei compagni non sarebbe arrivato questo risultato. Questo è una vittoria sia mia ma più loro. Ecco, nelle Marche, Ascoli Piceno, Campocavallo, avevi vinto a Potenza all'inizio della stagione, mi avevi detto d'Ascoli, quella di Ascoli è più importante di quella di Potenza, oggi? Rimane sempre... Ascoli era una gara nazionale, quindi il livello era anche abbastanza alto, partecipavano i ragazzi della nazionale italiana. Oggi invece il percorso era davvero bello, spettacolare e duro. Complimenti agli organizzatori per questo risultato. Secondo classificato Lenti qui a Petritoli, ci ha provato, l'unico che ci ha provato ad andare dietro a Verre, ma non ci sei riuscito. Sì, ci ho provato, ma andava veramente forte, ho dato il massimo, ma era più forte. Soddisfatto di questo secondo posto, ti aspettavi qualcosa in più? No, sono molto soddisfatto. Come sta andando la tua stagione? Diciamo, sta andando bene. Sono contento, dai, ho fatto anche una vittoria, quindi sta andando bene. Dai. Terzo classificato Malavolta che ha anticipato la volata del gruppo, avevi Lenti davanti, come hai vissuto questo finale così rocambolesco? Allora, a imbocco dell'ultima salita siamo riusciti ad andare via in tre, eravamo io, un compagno di Verre e un altro. Ho controllato perché sapevo che davanti c'era il mio compagno Luca. Dopo sull'arrivo sono rientrati un altro paio che c'era un altro mio compagno, me lo sono messo a ruota e ho detto ti tiro la volata, poi ho visto che sulla S ero davanti, ho detto spingo e sprovo. E sei contento? Sì, sono molto contento, era un periodo un po' sottotono e sono contento. Adesso si entra nel pieno della stagione, vuoi questo primo successo stagionale o l'hai già ottenuto? No, è il primo piazzamento sul podio quest'anno e speranza ne sia uno degli altri. Secondo, che è lui? Secondo? Lui è terzo, te l'ho fatto in sequenza. Questo è terzo. Lino Secchi, presidente regionale, si è concluso questo Memorial Balacco Poponi, questo trofeo Petritoli, davvero una bella gara con un gran vincitore come Alessandro Verre, anche stavolta il tracciato e il caldo hanno fatto la differenza. Sì, una bella gara, anzitutto devo dire complimenti all'organizzatore, a Emanuele Senzacqua insieme ai suoi collaboratori, all'amministrazione comunale con il sindaco e il vice sindaco presenti oggi alla manifestazione e a questo loro impegno di sostenere questa gara perché rientra dentro il programma delle manifestazioni estive che hanno un senso dal punto di vista anche turistico per Petritoli, quindi questa è la cosa importante che dà una garanzia nel futuro. Poi una gara che tecnicamente è molto valida con i giri in pianura dove la corsa si è movimentata. Poi naturalmente quando ci sono i percorsi, i tre giri in salita, allora lì vengono fuori gli atleti di valore, di qualità, si sono mescolate un po' le carte e porta avanti i vincitori così come è stato in passato con i corridori di valore. E Verre ha detto la sua. Devo dire che è stato bravo Emanuele Senzacqua che gli ha dato il numero uno perché sperava che vincesse, ma non da meno sono stati i secondi e i terzi della Sidermec, due ragazzi interessanti che dimostrano insomma, valore in queste competizioni dure dal punto di vista del percorso. Marco Lelli a Petritoli, oggi bellissima gara questo trofeo Petritoli Memorial Balacco Poponi, gran vincitore come Alessandro Verre che come ha visto la salita se n'è andato e ha detto ciao a tutti. Ma impressionante veramente la gara fatta da questo atleta che guadagnava sia in salita che in discesa, quindi davvero un ragazzo completo e andava giù, veniva su con una grande agilità, un ottimo corridore che ha dato lustro a questa edizione del Balacco Poponi organizzata come sempre nel migliore dei modi. Diciamo, bella gara, maglia di campione provinciale in palio, è voluto dare un riconoscimento per i 12 anni di questa organizzazione. Sì, sinceramente è qualcosa che in parte ho dentro perché quando ripartimmo con questo Balacco Poponi, prima la società a organizzare fu la Rapagnanese, quindi conosciamo bene questo circuito, conosciamo bene, siamo partiti con gli allievi ma poi abbiamo continuato. E cambiate la società organizzatrice, ma il percorso e la bontà della gara è diciamo, lo stesso e ha migliorato anche la qualità dei corridori partecipanti negli anni.
di quest'anno, per opera di turnazione che pratichiamo ogni anno, aspettava la prova di campionato provinciale e l'abbiamo fatto con grande onore, con grande volontà. Questa assegnazione ci ha fatto veramente piacere. Gaetano Gazzoli oggi ha commentato, nonostante stia preparando il 48esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, questa bellissima gara qui a Pietritoli, gran vincitore come Alessandro Verre. Che gara hai visto, Gaetano? Ho visto tutti i giovani con questo caldo oggi veramente a stringere i denti. È stato un bel percorso, la prima parte tutta pianeggiante e la seconda parte c'è stata la salita. Ha fatto selezione perché in pianura non sono andati piano, sono andati forti, infatti una bellissima fuga lunga e sono riusciti a chiudere prima della salita e dopo la salita ha fatto la differenza, vedere i ragazzi che hanno lavorato tanto in pianura a rimanere staccati in salita. Oggi chiedeva, io ero dietro il gruppo a fare le chiamate, acqua, 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 delle volte pure io la chiedevo. Comunque la giornata calda, una bella corsa a Pietritoli, ci ha vinto sempre i campioni, dimostra che anche Guerre, quello che ha vinto, penso che sia un campione. Anche quelli che l'ha terminata sono tutti ragazzi bravi, se qualcuno non l'ha terminata è rimasto attaccato gli ultimi due giri in salita. Laura era quella che guidava la moto, Laura Hoffman, ormai anche lei specialista di ciclismo, hai sofferto tanto il caldo, è vero, oggi è stata una giornata da tregenda, però ti sei divertita. Ci siamo divertiti sempre, ci divertiamo con Gaetano, è sempre una cosa nuova. Sì, l'ho aiutato con i richiami perché alla fine è diventato un caos in pratica, tutti chiedevano l'acqua, tutti chiedevano l'ammiraglia, l'assistenza, è stata dura da gestirle, però ci siamo fatta come sempre. Pronti per Capodarco? Tutto pronto per Capodarco, tutto pronto. Luca Pezzani, primo cittadino di Pietritoli, a questo 12° trofeo Pietritoli Memorial Balacco Paponi, una bella gara, il caldo naturalmente l'ha fatta da padrona, ma alla fine un gran vincitore anche quest'anno, si è raccontata un'altra storia molto bella del ciclismo pietritolese. Sì, un'altra pagina, un altro Balacco Paponi che si chiude, un'altra bellissima giornata di sport di questo comune. Io il primo elogio che voglio fare ai corridori. Correre oggi in queste condizioni è qualcosa di sovrumano. 35-36 gradi con quest'afa e il primo, quindi complimento grande va a loro. E poi va agli organizzatori, al patrono Emanuele Senzacqua, a tutti coloro i quali si sono spesi per questa corsa, ovvero i dipendenti comunali, i volontari della protezione civile, le forze dell'ordine, la polizia municipale, quindi è stato il Croce Arcobaleno, tutta una serie di persone, tutto un organizzazione che si è mossa nel migliore dei modi, che si è mossa e che è riuscita appunto a offrire una bellissima giornata di sport tra qui sul nostro comune. E adesso siete pronti per la settimana prossima perché arriva la festa con la corsa dei carrozzi. Sì, caso vuole che la corsa dei carrozzi si verifichi sempre la settimana successiva al Balacco Paponi. Prima si corre sulle due ruote e poi si corre alle quattro ruote. La corsa dei carrozzi è oramai una corsa storica, è uno dei tanti eventi che facciamo qui nella nostra estate pietritolese, è una corsa che richiama circa 50 carrozzi partecipanti e un folto numero di visitatori. E noi ci teniamo molto a questa cosa. Mauro Paponi, si è concluso questo 12° trofeo Pietritoli Memorial Balacco Paponi, un altro grande vincitore sulla scia di quello che questa gara è riuscita a conquistarsi nel corso degli anni. Sì, in effetti un grande vincitore che era stato, diciamo, annunciato, Emanuele aveva detto vince Verre, infatti ha dato il numero uno, grande corsa, grande pubblico, ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato una mano, dagli sportivi, sponsor e il comune, e grazie a tutti, arrivederci alla prossima edizione. Emanuele Senzacqua è l'organizzatore insieme al team Studio Moda Monturano di questo trofeo Pietritoli Memorial Balacco Paponi edizione numero 12, un gran vincitore oggi Alessandro Verre della CPS Professional, una gran bella gara, non era facile correre con 36 gradi e con questo tasso d'umidità, i corridori ma anche voi organizzatori avete vinto tutti. Sì, ringrazio innanzitutto tutti quelli che hanno collaborato per questo 12° trofeo Balacco Paponi, è stata veramente una bellissima gara. E ieri sera quando ho fatto le buste per le società e ha chiodato il numero uno a Verre, perché l'ho visto gareggiare ultimamente
e ho visto che è un ragazzo che sicuramente prenderà le orme di ragazzi che qui si sono affermati e che poi sono diventati professionisti. E sono veramente soddisfatto di tutto, ringrazio tutti e adesso un po' di riposo perché ce lo vuole. Ciccone, Masnada, Carboni, l'anno scorso Martin e Marcellusi, quest'anno Alessandro Verre, verrà sempre ricordato il vincitore di Petritoli. Sì, beh, avendo le congratulazioni pure da Gaetano Cazzoli che organizza una gara internazionale che non si può dire nulla e mi fa i complimenti sui vincitori che arrivano qui e tutti che fanno carriera, non so che dire, per me è un grande onore e sono orgoglioso di questa gara. Bella, avvincente, ma soprattutto spettacolare con tanto tanto pubblico, sia nel tratto pianeggiante che nella finale. Sì, beh, ma questo qui per me è scontato, perché tanto qui a Petritoli c'è sempre venuta gente, ci stanno delle tradizioni, 50 anni di gare, non è... sono più che soddisfatto. Ma il ringraziamento in primis va all'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco e il vice sindaco che mi sono stati vicini sempre in questi giorni, tutti gli sponsor, perché senza di loro le gare non si potrebbero fare, e tutti gli uomini che stavano lungo il percorso, che con sto caldo hanno sofferto un po' tutto, e a tutti voi che mi siete stati vicini.